quanti di voi sarà capitato di sentire la parola aneurisma? Sicuramente moltissimi, ma quanti di voi sanno realmente che cos'è e la gravità che ha? È un argomento sicuramente difficile, ma scopriremo, come nelle belle favole, che ha un finale che può essere anche lieto. Ovviamente racconteremo dell'aneurisma aortico con un cardiologo, un cardiochirurgo, il dottor Mauro Iafrancesco. Dottore, benvenuto. Grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Allora, quasi da mondo delle favole, in realtà non è proprio una favola avere un problema come un aneurisma. No, ma ci può essere una soluzione. Esattamente, questo ci piace, quindi insistiamo su questo aspetto. Assolutamente. Ma per chi ci ascolta, andiamo anzitutto a spiegare a livello proprio medico che cos'è un aneurisma, soprattutto dal punto di vista dell'aorta. Allora, l'aorta è il più grande vaso del cuore, del corpo, che nasce dal cuore e poi porta il sangue a tutto l'organismo. Quindi diciamo che è una delle cose primarie. Primarie per il nostro, per la nostra vita, esatto. Si divide in due porzioni, una toracica e un'addominale, quella toracica in quattro parti principali, la radice in cui sono coinvolte anche la valvola e le arterie del cuore, l'ascendente, che è una porzione tubulare più semplice che va verso il collo, l'arco, che è una porzione, diciamo, curva, da cui nascono le arterie per il collo e per le braccia, e poi la discendente, da cui nascono le arterie per il midollo spinale, che si continua in quella addominale. Quindi già è complesso come sistema è generale. Sostanzialmente un organo. È sostanzialmente un organo. Organo, esattamente. L'aneurisma è una dilatazione dell'aorta, che può interessare uno o più segmenti, e nel caso interessi sia la porzione toracica che quella discendente, si parla di aneurismi toraco-addominali. Perché siamo su entrambe, le sezioni, le strutture. Ora, e questa l'aorta è così. È così. L'aneurisma invece è una condizione dell'aorta pericolosa. È molto pericolosa, perché l'aneurisma consiste in una dilatazione dell'aorta, e è pericolosa perché quando raggiunge un certo diametro l'aorta presenta un rischio elevato di andare incontro o una rottura vera e propria o una dissezione, che rappresenta una condizione in cui nell'aorta la parete viene infiltrata dal sangue e si formano due lumi, due canali invece di uno, di cui uno, quello falso, è ad alto rischio di rottura. Ora, un dato che ho trovato molto interessante, che credo sia molto indicativo anche per chi ci sta guardando, è che l'aorta, nonostante sia una vena, ha una struttura di diametro normalmente di 3... È un'arteria. È un'arteria. Che ha un diametro variabile a seconda delle dimensioni corporee, però diciamo orientativamente intorno a 3 centimetri. Che quindi ci fa immaginare una portata ampia di sangue. Ampia, perché dentro, attraverso l'aorta passa tutta la gittata cardiaca, che ricordiamo è una gittata che può arrivare anche a 5-6 litri al minuto. Ecco, questo trovo molto l'aorta indicativo, perché nel momento in cui ho una dilatazione di un'arteria che già è comunque a vista sarebbe grande, la rottura provoca un'emorragia, corretto? No, un'emorragia è tanto più grave quanto la rottura è vicino al cuore, perché la porzione è molto più difficile da adattare e soprattutto tutto l'organismo viene interessato. E quindi la rottura dell'aorta toracica è tra le più pericolose. Tra le più pericolose. La rottura dell'aorta è pericolosa. Sempre. Quella toracica è molto pericolosa. Quella toracica discendente è molto pericolosa, è un po' meno pericolosa di quella intracardiaca. Ma pur sempre pericolosa. E anche quella addominale comunque è una cosa molto più pericolosa, un pochino meno di quella, diciamo, intratoracica. Ora, dato questo, da generico utente mi verrebbe da dire: ok, quindi un aneurisma è una condizione praticamente quasi mortale. Se non trattata, la rottura o la dissezione è sostanzialmente quasi sempre mortale. Mortale. Viceversa, un aneurisma che viene preso in maniera elettiva, quindi senza fase di rottura, in un paziente peraltro in buone condizioni, può essere sottoposto a un intervento preventivo, quindi di sostituzione dell'aneurisma con una protesi vascolare, con un rischio molto molto contenuto. E questa era il bel finale notizia della nostra favola. Esattamente. C'è un percorso di mezzo che però è fondamentale tenere presente.
Un aneurisma non ha sintomi particolarmente no. evidenti, quindi se mi accorgo di avere una dilatazione dell'arteria è per puro caso. Nella maggior parte dei casi sì. Nella maggior parte dei casi l'aneurisma si scopre perché il paziente fa un esame, in particolare un ecocardiogramma, un TAC, per altri motivi. In alcuni casi ci sono dei gruppi di persone che sono a particolare rischio, per esempio chi ha una familiarità, chi ha una malattia particolare che per esempio si chiama sindrome di Marfan, questi pazienti che sono ad alto rischio di sviluppare un aneurisma, in questi si fa un controllo indipendentemente dai sintomi. Negli altri pazienti invece in genere è una scoperta, così si dice, incidentale, cioè per caso. Però noi sappiamo che, da come in tutte le branche della medicina, in tutto, abbiamo, insomma, nelle nostre rubriche abbiamo scoperte tante di queste cose, gli screening, la prevenzione, il controllo, soprattutto dopo una certa età, diventano una condizione invece che ti salva la vita su tante cose, immagino anche su questa. Sì. Diciamo che in generale, per tutti i pazienti che hanno superato i 60-65 anni, come si fa lo screening per l'aorta addominale, ugualmente è consigliabile fare almeno un ecocardiogramma di base per vedere che sia tutto a posto. E l'ecocardiogramma è molto utile perché poi ci aiuta anche a vedere qual è la qualità e la funzione del cuore e delle valvole. Se poi è tutto a posto, l'esame può essere ripetuto anche a distanza di anni. Ma cioè non è una cosa che poi ogni sei mesi... Non è una cosa che dà un grosso impatto. Esatto, non si dilata in cinque giorni. L'aorta si dilata in maniera, diciamo, naturale, a ritmi a tassi abbastanza bassi, intorno allo 0,1 mm per anno. Quindi se abbiamo un'aorta che è normale, di 30-35 mm, siamo tranquilli che non dobbiamo andarla a controllare ogni sei mesi, non ce n'è certo. bisogno. Però un controllo ogni 4-5 anni ci permette può anche uno storico che certo. eventualmente ci fosse una variazione anomala, si nota subito, esattamente. Corretto? E ci aiuta, ripeto, anche con un ecocardio a valutare non solo l'aorta ma anche il cuore e le valvole e darci un'informazione sullo stato generale di salute del cuore. Esatto, quindi considerando che è una condizione gravissima se si verifica, ma che può essere vista con relativa facilità, basta fare un controllo ogni 4-5 anni, diciamo che è una patologia che non dovrebbe essere troppo incisiva. Dovrebbe, se siamo in grado di intercettarla prima, è una patologia che siamo in grado di trattare con un rischio molto basso e quindi con un'ottima aspettativa di vita dopo l'intervento. E quindi adesso a chi è in ascolto dobbiamo dare consigli utili su appunto qual è l'atteggiamento giusto per tenere sotto controllo anche un andamento che è quello della dilatazione dell'aorta. Sicuramente il primo consiglio è quello di un controllo quotidiano molto stretto della pressione arteriosa. Questo aiuta non solo a prevenire la formazione di aneurismi o rotture di aneurismi, ma anche a prevenire malattie cardiovascolari gravissime come l'infarto del miocardio e l'ictus. La seconda cosa... Che è una cosa che si fa anche in farmacia, no? Che è una cosa che si può fare a casa. Cioè è una cosa facile. E quindi se c'è un quadro di ipertensione, rivolgersi al proprio medico, perché le terapie farmacologiche sono oggi molto efficaci. La seconda cosa è tutti quei pazienti che invece hanno un rischio aumentato di sviluppare un aneurisma, questi pazienti devono invece fare degli esami particolari, è il caso che si rivolgano a uno specialista che abbia esperienza nella gestione e nel trattamento, e in tutti questi pazienti il piano sia di diagnosi sia di follow up che di trattamento va stabilito in maniera personalizzata certo. sulla base delle caratteristiche del paziente. Certo, quindi comunque controllo sempre a partire dalla pressione e con un ecocardiogramma un po' più in là, non troppo, e soprattutto avere l'accortezza di fare degli esami in più se ci sono dei motivi che lo rendono più importante. Cose che verranno indicate ovviamente dal medico di riferimento. Assolutamente sì. Esatto, quindi come avevamo annunciato, siamo in un ambito molto pericoloso, ma con anche una grande possibilità di lieto fine. Quindi questo poi dipende ovviamente da noi e dalla nostra cura nei confronti di noi stessi. Qualunque domanda aggiuntiva, ovviamente vi rimando al dottor Iafrancesco, non certo a me. Lo trovate al Policlinico Gemelli, facilissimo, anche come studio privato. Abbiamo un sito
dove andare a, comunque, a vedere altre informazioni, www.mauroiafrancescocardiochirurgia.it, e abbiamo due mail di riferimento: mauro.iafrancesco@policlinicogemelli.it e segreteria@studioiafrancesco.it. E quindi abbiamo dato anche tutte le informazioni giuste. Perfetto. Ora io la ringrazio, perché difficilissimo era il tema, ma invece è sembrato una passeggiata. Quindi l'aspetto per prossimi interventi, in cui andremo a spiegare ai nostri seguitori altre caratteristiche importanti. E per adesso li salutiamo insieme. Ci vediamo. Un saluto a tutti. Alla prossima.